Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 35 del 2016 di Electric Motor News. Come sapete, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica. E in questa puntata vediamo diversi servizi che riguardano un'azienda italiana che si occupa di portare a nuova vita delle vetture storiche e non. E vediamo qualche minuto di cosa si tratta. Poi vedremo anche dei servizi della Hyundai con un record che è stato fatto a Bonneville, nelle Salt Flats dello Utah, negli Stati Uniti. Vedremo anche un altro servizio con Marco Cereda che riguarda la produzione di etanolo dall'anidride carbonica. Questo è al momento un progetto, ma potrebbe essere molto interessante per tutta la problematica dell'inquinamento. BMW con la Vision Next 100 e vediamo un altro step della casa di Monaco di Baviera per quanto riguarda il festeggiamento dei suoi 100 anni di vita e anche della presentazione dei prototipi, questa volta con il brand BMW Motorrad. Infine, nuovo motore della Nissan che passa anche al range extender, la Nissan Leaf Black Edition, che è una nuova versione della vettura di successo, della vettura elettrica di maggior successo nel mondo, possiamo dire, e Marco Matteucci, che è di Nissan Italia, ci parla dell'approccio di Nissan con i veicoli elettrici e di come sta andando questo particolarissimo mercato. Ma iniziamo subito allora con il primo dei servizi, si chiama Vintage Garage, è di Lozza, in provincia di Varese, a nord Italia. E parla Dennis Naletto, che è il responsabile di questa officina, e lui ci racconta come si svolgono i lavori. Buongiorno, sono Dennis, titolare di questa officina, la Vintage Garage. E quella che vedete alle mie spalle è il prototipo della 500 elettrica. Per cercare di mantenere il più possibile l'originalità della vettura, non abbiamo fatto altro che togliere il motore a combustione e il serbatoio, e aver messo le batterie e il motore elettrico. Mantenendo sempre il funzionamento del cambio. Questo si può farlo sia sulla macchina vintage che sulla macchina moderna. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono: blocco del traffico, si circola ugualmente, bollo non si paga più, l'assicurazione si dimezza, è completamente deducibile la trasformazione. Noi abbiamo iniziato dalla parte vintage perché facendo a macchine d'epoca abbiamo pensato alla 500. Il vantaggio qual è? Che negli anni si ammortizza totalmente la spesa della trasformazione e non si inquina più.